O ci mettete fuori legge, o siamo fuori legge, oppure non ci potete togliere il diritto a manifestare. Per questo oggi non abbiamo accettato questo divieto. Dimostriamo ancora una volta senso di responsabilità, perché oggi noi avevamo i numeri e avevamo tutto il diritto di fare un corteo in questa città, perché Casa Pound in questa città esiste da 18 anni e ha sedi e migliaia di iscritti in tutto il territorio nazionale. Questo governo è soltanto esecutore di interessi sovranazionali, di interessi antinazionali, non fanno certo gli interessi del popolo italiano. Ecco, noi non siamo solo dalla parte del popolo italiano, noi siamo il popolo italiano, siamo parte del popolo italiano, perché come dico sempre, Casa Pound è fatta di padri, madri, lavoratori, studenti, disoccupati, precari, che hanno tutto il diritto di manifestare, e per questo oggi la libertà noi ce la prendiamo. Casa Pound sì, sta col popolo ucraino, ma non sta con la NATO. Questo è il discorso, punto, chiaro. Parliamo di altro. Né Russia né America tornare potenza, la nostra posizione è molto chiara. Non stiamo al gioco della NATO, non stiamo al gioco occidentale, non stiamo a prestarci a sanzioni che vanno a danneggiare la nostra stessa economia, che vanno a danneggiare il nostro stesso tessuto economico, ma dall'altra parte non stiamo dalla parte della Russia, non stiamo dalla parte dell'imperialismo neosovietico della Russia, siamo al fianco del popolo ucraino e non al suo governo, perché pensiamo che un governo non sia per forza rappresentativo del suo popolo, siamo al fianco del popolo ucraino. E soprattutto crediamo che la grande colpevole di tutta questa storia sia l'Europa, che è colpevolmente assente da ogni teatro. Siamo stanchi di vedere l'Europa come giardino di casa agli interessi americani, siamo stanchi di vedere l'Europa come giardino di casa agli interessi russi. L'Europa deve ritrovare il suo spazio e la sua posizione per risolvere la crisi in Ucraina e poter finalmente dialogare con la Russia alla pari e senza il gioco americano, senza Biden, senza nessuno che da oltreatlantico ci detti la linea.